Diciamo che è una crisi un po' di testa, in questo momento di testa, Mentale. mentale. C'è bisogno di uno psicologo o di uno psichiatra. Sì, sono io. Anche per Per psicologo. forza, e chi deve essere? In questo momento bisogna tirar fuori tutte quelle sicurezze, quelle certezze che abbiamo avuto fino a qualche periodo fa. Ritornare a fare le cose con la stessa convinzione con cui le abbiamo fatte fino a un po' di tempo fa. E se torniamo a fare questo, sicuramente torneremo a fare bene. In questo momento è possibile che anche queste pressioni che si sono create sulla squadra hanno inciso. L'essere. Il Barcellona dell'anno No, ma non scorso. quello, l'essere in una determinata posizione di classifica, fare la corsa sulle prime due, sentirsi obbligati a vincere ogni domenica, fa sì che a volte magari tu possa anche sbilanciarti un attimino. Ecco, queste son cose su cui bisogna lavorare un attimino. Sicuramente vanno presi degli accorgimenti, ma sicuramente non va stravolto tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, perché quello che abbiamo fatto fino a questo punto è stata sempre la nostra forza e deve per forza di cose tornare ad essere la nostra forza. Io credo che questa squadra è ancora sicuramente capace di fare quello di buono che ha fatto fino a questo momento, e lo dimostra anche il fatto che durante larghi tratti delle partite, anche perse fino a questo momento, lo abbiamo anche fatto. Allora, Dedè ha giocato con me, un mio amico mi ha chiamato, era in zona, mi ha detto: posso venire a allenare con voi? Io ho detto: sì, come no, puoi venire. Viene, sta qui, tranquillo. Poi magari se si fanno male quattro centrali contemporaneamente, l'abbiamo allenato intanto. Assolutamente no. Poi io ho i centrali più forti che ci sono in circolazione, quindi non devono temere nulla. Campagnaro, stiamo aspettando che ci dia l'ok. Lui è il miglior medico di se stesso, quindi si sta allenando, non con grande intensità, qualche problemino, ma i soliti ce li ha, quindi vediamo un Un attimino. po' difficile però, oggi è martedì. Ma forse per sabato è difficile. Ci auguriamo che per la prossima sia disponibile.